Salve Toasters, oggi prima di andare al labirinto dei 100 livelli a sbrigare appunto l'ultima missione che dobbiamo fare per il momento si intende per arrivare fino al 50° piano, sì, sarò pazzo per prendere un oggettino che mi servirà per l'avventura. Voglio sbrigare due commissioni qua a Fannullopoli, ossia voglio, levati, sì, qua hanno autofiore, solo che non mi interessa. Voglio vendere più PV. Ora vedete perché. Appunto perché non lo uso. Cioè, per me è inutile. Usare PF per aumentare un'altra statistica non ha senso, secondo me. Si aumentava direttamente durante un level up. Quindi sì, più PV e più PF le ritengo essere inutili. Già le ho spiegate, non le ho mostrate, però non c'è niente da mostrare, quindi... Amen. Queste le toglierò quando... Penso non le toglierò perché magari potrei attuare qualche strategia in futuro, poi non so. Stessa cosa vale per più PF. No. Perché? Non perché voglio comprare autofiore, bensì vorrei... comprare una cosa da... levati. Comprare una cosa da lui, ossia imitazione di. Costa tanto, lo so, ma lo voglio fare. Lo voglio fare. Anche perché sapete che io per il 100% ormai sono fissato. Quando Mario attacca fa la voce di Peach. Pure per questo lo volevo prendere, perché mi ricordavo che c'era una tessera che faceva questo effetto. Poi ce ne sarà anche una con la voce di Bowser. Non so se l'abbiamo già ottenuto. Un attimo, controllo, perché è da tanto che non registro. Fa un verso strano. Imitazione A, gracida come una rana. Quindi sì, dobbiamo cercare imitazione C. E imitazione B l'abbiamo preso da quella lì. O era imitazione A? Vabbè, uno dei due. Ah, imitazione A l'abbiamo preso al castello di Crimid. Imitazione B dalla... dal collezionastro, da collezionastro, e imitazione di da cosa. In totale sono ABCDE F. Anzi, c'è pure G in realtà. E se messe tutti insieme fa davvero un bel effetto. Inoltre, ho fatto un po' di spese e riordine, ho postato cose che però non mi servono. E vi volevo mostrare cosa succede se cuociamo sciroppo miele. Qualcuno l'avrà già intuito se conosce il primo Paper Mario. Ma magari chi non lo sa, sapete, 100% richiama, quindi sì, lo devo fare. Mi sento in vena di farlo, anche perché farò tutte le ricette. Tranquilli, mi aiuterò da un sito per farle tutte le ricette, perché davvero non ci tengo. Abbiamo ottenuto, se la moto qua fuori la smette di fare casino, ottima bevanda dello chef, dona 5 PF e cura veleno, succo fresco, che sarebbe la lemon soda del primo Paper Mario, se non erro. Non so se la sentite, ma spero di no. E non ha nessun utilizzo, cioè nessuna utilità secondo me, perché è soltanto una cosa in più, cioè cura il veleno, va bene, però 5 PF sono troppo pochi come ripristino. Io consiglierei sinceramente i funghi fritti di cuocere direttamente, perché danno un PV in più e in più 2 PF, quindi sì, è più utile. Poi vabbè, il rollè di funghi, stessa cosa. Quindi non mi ricordo cosa dà la composta, che sarebbe l'alternativa dell'ultrafungo, versione cosa, insomma. Versione sciroppo. E quindi non mi ricordo cosa dia. Maple syrup non mi ricordo nemmeno. E super fungo nemmeno. Quindi sì, devo dire che la mia memoria è molto fresca. Ci vediamo, non volevo parlarti chef. Ci vediamo davanti al labirinto di 100 livelli. E vedremo insomma cosa dobbiamo fare. Scusate, mia piccola dimenticanza. Una volta ottenuta Spirou possiamo prendere una tessera, che insomma è una tessera, va. Autofiore, no, è Bella Vita C. Mi ricordavo che fosse Autofiore, però è Bella Vita C.
che io attiverò, tolgo carica che non mi serve. Se ho un mazzapicchia attivato non penso che mi possa servire, invece no, non mi serve. E attivo Bella Vita C. Vedrò di fare qualcosa per attivare Bella Vita, Bella Vita così. Come si chiama? Autofiore. Perché mi pare l'abbiamo ottenuto da qualche parte che non ricordo, quindi sì. Direi che se dobbiamo utilizzare cambio rapido, dobbiamo aumentare più PF. In effetti sì, più PT, più PF, insomma, quel che è. Insomma, dovremmo abbondare di PT perché cambio rapido è davvero utile, costa uno in più del primo Paper Mario, però è indispensabile per me, io lo uso sempre. E quindi sì, ci vediamo là. Eccoci qua. Sei venuto ad accettare l'incarico? Un disastro! Papà è andato alla penitenza di 100 livelli e non ritorna. L'hanno licenziato e ha detto che il tesoro della penitenza di 100 livelli era la sua unica possibilità. Non mi porta il tesoro, voglio papà, aiuta papà. Quindi sì, ci toccherà andare alla penitenza di 100 livelli. Suo padre si trova qualcosa del tipo 13, piano 13. E il mio obiettivo, come sapete, come purtroppo sapete, è 50. Quindi, sapete la cosa che si definisce stress da certe persone? Stress da let's player? Esattamente. Per tale motivo non narrerò, perché insomma, a questo punto del gioco fare labirinto ai 100 livelli a 50 è da pazzi. È da pazzi, però lo voglio fare perché c'è un oggetto molto utile. E... È fattibile perché io l'ho fatto nel mio file personale, quindi sì, è fattibile. Non ci sarà commento, ma semplicemente ci sarà una soundtrack epica come al solito, e quindi voi enjoyate, io lavoro come uno schiavo, però dettagli. Quindi ci risentiamo dopo.
qua si conclude. Cioè, non si conclude, ma per voi, se volete fare le missioni, si conclude la missione del tipo, del bambino, del coso. Ah, cosa? Chi? Come? Sei venuto ad aiutarmi? Davvero? Toadino? Bene, devo farmi forza. Accompagnami all'uscita. E così, siamo al piano 18, dobbiamo affrontare il piano 19 e dopo lui potrà tornare all'uscita, appunto. Potremmo in teoria utilizzare lui, che è il cinetrasportatore, per scendere di due piani, ma sprecare 10 monete non ho voglia, sai, sono zio Paperone, no davvero, non ho voglia di sprecare 10 monete per 4 nemici stupidi, sinceramente, quindi non lo faccio. Ed ecco qua che lui potrà ritornare finalmente da suo figlio. Forse, aspetta, siamo al 19, quindi ora c'è il 20, giusto? Giusto! Oh, l'uscita! Toadino, sto arrivando! E quando noi usciremo dal labirinto ai 100 livelli a 50, riceveremo la ricompensa da Toadino. Mentre noi, dopo che prendiamo questo oggetto, che è la tessera colpo fiamma, che non è ancora quella che voglio io, quella che voglio io è a 50, ci manca ancora più di metà di strada, ci mancano 3 quinti di strada. E quindi sì, ci vediamo dopo. Ricordate che ho analizzato dei nemici che dopo, che ne so, spiegherò, insomma, perché non avevo voglia di leggere la didascalia. Certo, non è niente di che, ho analizzato coso, Gloomba e Paragloomba, che sono dei Goomba potenziati, cosa c'è da dire? E il Marghibruco, quindi finora non ci sono nemici così strani da perderci 4 parole. E quindi sì, ci risentiamo dopo a 50. Mamma mia, che fatica.
ma porco Andy! Ebbene sì, ce l'ho fatta. Era ora. Finalmente. Il proprio oggetto che volevo era la bisaccia. Perché volevo la bisaccia? Perché aumenta il nostro inventario fino a 20, il che vuol dire il doppio del nostro inventario normale. Appunto per questo volevo la bisaccia. Perché da ora in poi le cose diventeranno più difficili, avremo lotte più difficili, più complesse. E anche di seguito, soprattutto nel capitolo che andremo a fare. E volevo la bisaccia proprio per questo. E anche perché ho fatto un numero spropositato di esperienza grazie ai nemici complessi. E ho guadagnato anche un po' di oggetti, ne ho persi un po', ne ho persi due. Ma ne ho guadagnati 3, quindi... Bene. Anzi, no, persi 5 e ne ho guadagnati 3. Non ho altro da dire, torniamo fuori perché non voglio continuare. Già è stato troppo complicato finora. E già fare metà del labirinto di 100 livelli a questo punto del gioco è tanto. Papà è tornato! Vi ho fatto stare in pensiero. La cosa più importante della vita è la vita stessa, giusto? Cercherò un altro lavoro, devo ancora darmi da fare, soprattutto per il bambino. Grazie, come ricompensa ti darò il mio tesoro. Per me è importante, ma mio papà è più importante, te lo do volentieri. Otteniamo la carta da gioco F. Allora arrivederci, di nuovo grazie mille. La carta da gioco F ci va a fare un gioco speciale. Aspetta, abbiamo già la carta da gioco precedente. Sì, ci fa fare un gioco speciale con la nostra abilità ottenuta nel castello di Grimild, ossia l'abilità foglietto. E con questo diciamo che posso concludere, sì, posso concludere. Vi ringrazio per la visualizzazione, anche se penso che essendo durato 1 ora e mezza e con un 400% di velocità, 400% insomma, penso 300%, non c'è molta voglia di guardarlo, soprattutto perché dovrò dividerlo in parti. Ma intanto ho fatto un passo avanti per gli extra, che dovevo farlo post gioco, questo labirinto di 100 livelli. Invece ho fatto 50, e già 50 è tanto per aver fatto soltanto 2 capitoli. Quindi farò gli altri 50 livelli nel post gioco, appunto, perché non sono così utili. Oppure magari ci penserò, li farò prima del capitolo finale, non so, perché sapete mi devo andare a rifare tutti questi 50 livelli e ho bisogno di un'oretta di pazienza. Di meno di quanto ho impiegato adesso, proprio perché
Considerate che saremo molto più forti a quel punto del gioco. E quindi avremo la possibilità di battere i nemici all'istante. Quindi, grazie per la visualizzazione e buonanotte, buongiorno, buon pomeriggio. Ok, basta parlare come studio aperto. Vabbè, avete capito. Grazie per la visualizzazione e alla prossima.